Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di alta velocità. Da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato anche d'Abruzzo, in particolare di infrastrutture. L'alta velocità, infatti, fra Roma e Pescara e il raddoppiamento della linea adriatica sono nei desiderata del governo. Ecco cosa riguardano in realtà i progetti per la mobilità abruzzese su ferro, ce li racconta Giuseppe Dintino. Il mito dell'alta velocità riporta l'Abruzzo al centro del dibattito politico. Nel corso dell'ultima conferenza stampa a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha parlato di un piano di ammodernamento delle infrastrutture per rilanciare il paese, con l'intenzione di fare il doppio binario Pescara-Lecce e l'alta velocità Roma-Pescara. Ho parlato di un binario unico, che in questo momento c'è da Pescara a Bari e a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia. C'è tanto da fare. Roma-Pescara, è impensabile che una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Ho accolto tale impegno con enorme soddisfazione, ha dichiarato il governatore Marco Marsilio. Manifestiamo la nostra immediata disponibilità ad offrire le nostre competenze tecniche e amministrative e soprattutto, conclude Marsilio, quella collaborazione istituzionale che ci permetterà di passare il più rapidamente possibile dai proclami ai fatti. Occorre specificare però che Conte, quando parla di alta velocità, non intende la ferrovia ad hoc su cui sfrecciano supertreni a 300 km/h, ma piuttosto l'alta velocità di rete, che si riferisce a un ammodernamento delle linee esistenti. Insomma, quanto già stabilito dal tavolo tecnico costituito da Abruzzo, Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e Ferrovie dello Stato. Nelle prossime settimane il tavolo tecnico dovrebbe elaborare una proposta progettuale condivisa sull'intero tracciato. L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di percorrenza. Se il treno diretto da Pescara impiega quasi 3 ore e mezza per arrivare a Roma, l'intenzione è quella di velocizzare il viaggio di un'ora. Questo dell'alta velocità a Roma-Pescara è stato argomento di propaganda su cui hanno puntato tutti i candidati durante la campagna elettorale che ha portato Marsilio alla presidenza della regione. In molti ricorderanno la scenetta di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista alla stazione di Pescara, meravigliati per i tempi di percorrenza. Siamo alla stazione di Pescara in questo momento e chiediamo un'informazione sul prossimo treno per Roma. Buongiorno. Buongiorno. Quindi sono 5 ore e mezza circa. 5 ore e 40 minuti. E poi c'è anche un diretto altri giorni? Insomma, questa della rete ferroviaria è già una questione annosa, rilanciata però dalle parole del Premier. Anche se bisognerà prima accordarsi su un progetto che soddisfi l'analisi costi-benefici, per poi ragionare sul cilindro dal quale tirare fuori i soldi necessari. Mentre per quanto riguarda la linea adriatica e il raddoppiamento del tratto Pescara-Lecce, qui si fa riferimento in realtà a una porzione della linea ferroviaria piuttosto circoscritta. Il lungo percorso in riva all'Adriatico, infatti, è già quasi tutto a doppio binario banalizzato, ovvero che permette la circolazione dei treni su entrambi i binari anche nella stessa direzione, a eccezione però del tratto tra Termoli e Lesina, per un totale di circa 33 km. Un progetto antico questo del raddoppiamento, che prevede anche lo spostamento della ferrovia a monte per evitare le interruzioni dovute a mareggiate ed esondazioni, ma su cui RFI e le istituzioni locali non riescono a trovare un accordo. Insomma, nelle ben note dinamiche della politica, passare dai trionfali proclami di Palazzo Chigi ai fatti non sarà di certo una passeggiata ad alta velocità. Adesso la cronaca. Dopo il caso di Città Sant'Angelo, purtroppo oggi un altro decesso, un'altra morte in culla a Lanciano, una bimba di 2 mesi, l'ultima di 6 figli di una coppia della città frentana. Questa mattina è stata trovata senza vita dal padre, che ha subito allertato il 118, i sanitari hanno così raggiunto l'abitazione della famiglia sia con un'ambulanza che con l'elicottero, hanno provato a rianimare la piccola ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto, assieme alla polizia con la dirigente Lucia D'Agostino e ai carabinieri, è arrivato anche il medico legale Raffaele Ciccarese, il quale ha fatto sapere che non ci sarà autopsia. Molto probabilmente il decesso è dovuto alla sindrome piuttosto rara, ma purtroppo in Abruzzo, ahimè, in 2 giorni molto frequente, della morte in culla.
Proseguiamo con il nostro telegiornale, adesso apriamo la nostra finestra all'esterno, lo facciamo andando a Pescara dove c'è Paolo Renzetti con Augusto De Santis del Forum dell'Acqua Abruzzo e parliamo di bussi. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa proprio del Forum per parlare della revoca dei lavori di bonifica operata dal Ministero dell'Ambiente. Secondo i rappresentanti del Forum dell'acqua non ci sono i presupposti per questa revoca, ma ne sentiamo di più nel collegamento. A te Paolo, buongiorno ad entrambi. Bentrovato Alfredo, un saluto ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare ad Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'Acqua. Allora, torniamo a parlare tra l'altro di bussi, lo avevamo fatto anche una decina di giorni fa, seguendo l'incontro che c'era stato proprio a Bussi tra il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ed il Sindaco di Bussi Lagatta. Torniamo a parlare oggi della vicenda Bussi perché voi De Santis avete preparato, prodotto un dossier di 20 pagine che avete inviato ai vari enti regionali e nazionali, un dossier che smentisce di fatto quello che dice il Ministero dell'Ambiente, così sostenete voi. Noi usiamo quel termine, lo smentiamo perché usiamo i documenti tecnici del progetto che il Ministero vuole revocare, a cui ha avviato la procedura di revoca, un progetto redatto nel 2015 dal commissario di governo, non proprio un passante, e mandato a gara europea e poi addirittura giudicato dallo stesso Ministero dell'Ambiente nel 2018, quindi un progetto che era arrivato praticamente a conclusione e doveva essere solo avviati i lavori, e lo stesso ministro a gennaio 2019 aveva detto che i lavori sarebbero partiti ad horas, praticamente in qualche giorno. Così non è avvenuto, adesso vogliono revocare su basi tecniche che appunto sono smentite, perché il ministero ha fatto tre appunti. Il primo, la mancanza di analisi di rischio, ma abbiamo dimostrato, e lo diceva l'ARTA già nel 2015, che c'è la legge, un articolo della legge che prevede la procedura semplificata proprio per velocizzare i lavori di bonifica e permette di saltare la fase dell'analisi rischio. La seconda questione, l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti che verrebbero rimossi, quindi devono essere posizionati temporaneamente in alcune aree, per il Ministero sarebbero aree non impermeabili, mentre invece poi con documenti alla mano c'era una platea di cemento di 15 cm con un telo impermeabile, proprio nel documento. E in terzo luogo, secondo il Ministero, mancava l'elenco dei siti di smaltimento dei rifiuti che sarebbero rimossi, e invece l'elenco al capitolo 7, proprio, noi abbiamo messo proprio i documenti allegati al nostro dossier, quindi è veramente imbarazzante il comportamento del Ministero, che peraltro in una nota recentissima ha detto che da un lato revoca, ma dall'altro lato ci ha detto che i documenti della gara, dell'appalto, non ce li ha. Allora, questo è singolare peraltro. Io mi rifaccio anche proprio all'incontro che c'era stato a Bussi qualche giorno fa con l'amministrazione comunale e la Regione Abruzzo, e chiedo De Santis come voi giudicate questa azione forte che sta portando avanti anche la Regione. È sacrosanta, perché l'interesse dei cittadini abruzzesi è far partire i lavori per la bonifica. Stiamo aspettando questa bonifica da 12 anni, il responsabile è il Ministero dell'Ambiente per la procedura, e c'è un appalto da fatto aggiudicato con un vincitore, c'è un progetto che prevede la rimozione totale dei rifiuti e dei terreni contaminati, quindi qualcosa di ottimo da questo punto di vista. I lavori possono e devono partire, e i denari anticipati dallo Stato verrebbero poi ripresi dall'inquinatore, e cioè dal responsabile dell'inquinamento, secondo la legge, adesso individuato in Edison, che adesso è vero che ha fatto ricorso, ma oggi le ordinanze della provincia sono in piedi e quindi il Ministero dell'Ambiente può fare eseguire i lavori e chiedere i soldi indietro a Edison. Prima di coinvolgere Alfredo Primante da studio, ovviamente con delle domande e delle considerazioni, nei giorni scorsi si era parlato tanto
di questi 50 milioni di euro che sarebbero tornati al MEF. È così e che significa tutto questo? Purtroppo il Ministero dell'Ambiente ha avviato la revoca, voglio dire che adesso c'è ancora una finestra aperta perché la revoca è avviata, poi ci sono le controdeduzioni degli interessati, in particolare chi ha vinto ovviamente l'appalto. Ovviamente noi togliendo questo appalto lo Stato rischia di andare incontro a risarcimenti chiesti da chi ha vinto la gara e se la vede togliere, però adesso c'è una finestra ancora aperta. Nonostante questo, quindi la procedura proprio amministrativa ancora non è chiusa, teoricamente noi potremmo essere con il nostro dossier, con chi, l'intervento della regione potrebbe essere convincente perché noi portiamo documenti e ovviamente la pubblica amministrazione deve essere terza, deve valutare. Invece che ha fatto il dirigente del ministero? Lo Presti ha già inviato indietro i soldi al Ministero dell'Economia, con il rischio che poi verranno presi e dirottati in altri capitoli, viste le emergenze che ha il nostro Paese. Quindi questo è molto grave perché manifesta un pregiudizio degli dirigenti ministeriali rispetto a una procedura che ancora è aperta. E noi, anzi, col dossier noi chiediamo al Ministero di ripensarci perché sta facendo degli errori molto molto gravi. Ovviamente abbiamo già detto che qualora non dovessero insomma, ripensarci andremo in procura perché riteniamo che sia inaccettabile, intanto che al di là di tutte queste procedure non si parta con i lavori. E noi con la revoca ovviamente si ritardano di 6-7 anni almeno i lavori di bonifica perché Edison, che è il responsabile della contaminazione, potrebbe presentare un nuovo progetto, ma per fare quello ripartirebbero con le analisi sul posto, poi bisogna fare il progetto, magari presenta un progetto che a noi non va bene come quello del tombamento che aveva proposto in un altro sito Tremonti, cioè far rimanere in loco i rifiuti, mentre il progetto di cui si parla della revoca prevede la rimozione completa, cosa che è quello il nostro obiettivo. A tal proposito, il sindaco di Bussi, proprio nella diretta che facemmo a seguito dell'incontro che c'è stato qualche giorno fa, ci ha detto, e lo disse insomma pubblicamente in diretta, che proprio l'intendimento di Edison era quello di effettuare un tombamento del materiale. E anche questo un motivo per cui proprio il sindaco di Bussi era fortemente contrario alla decisione del Ministero. Sì, quello è il pericolo. Voglio ricordare che il Ministero dell'Ambiente già nel 2013-2014 aveva provato a pensare a un tombamento e noi ci opponemmo e il progetto dell'allora commissario, questo di cui si parla adesso, questo progetto di rimozione completa, avviene dopo una lotta in cui noi imponemmo sostanzialmente un progetto basato sulla rimozione completa di tutti i rifiuti e di tutti i terreni contaminati. Ora, ovviamente, ripassare le chiavi del futuro della Val Pescara a Edison ci pare veramente un'operazione sciagurata da parte del Ministero dell'Ambiente e soprattutto un'operazione che ritarda le bonifiche di anni e anni e anni a voler essere buoni proprio, perché noi abbiamo l'esempio dell'altra discarica, la Tremonti, dove Edison ha provato a proporre un progetto di tombamento in loco, ci siamo opposti, abbiamo vinto, c'è adesso un progetto approvato da 2 anni fa, agosto 2018, dal Ministero cottando i decreto, però non si muove un chilo di rifiuti lì. Quindi voi immaginate adesso sulle altre discariche di cui adesso si parla di dover ripartire da capo. È veramente un atteggiamento del Ministero dell'Ambiente a nostro avviso vergognoso, infondato, sciagurato, non sappiamo quali altri insomma aggettivi usare rispetto a un'iniziativa soprattutto infondata. Si parta con le bonifiche e il progetto di rimozione dei rifiuti lo si può tranquillamente far pagare a Edison. Tra l'altro c'è un'altra problematica, che revocando questa gara d'appalto si potrebbero aprire scenari di contenziosi con le ditte che se la erano aggiudicata. Beh, sarebbe, e quello è sicuro, mi viene da dire, perché una ditta che si è vista aggiudicare una gara per 38 milioni di euro non credo che se la vede rinunci così bellamente. Ovviamente farà causa allo Stato, già fatto delle controdeduzioni all'operazione di revoca, e quindi arriveremo a non avere, da un lato non avere la bonifica subito,
e dall'altro lato abbiamo che magari il pubblico dovrà mettere milioni e milioni di euro per pagare lavori neanche fatti, voglio dire, come risarcimento. In tutto questo una cosa ancora a nostro avviso grave è la slealtà istituzionale, perché il Ministero dell'Ambiente volle un accordo di programma basato proprio sulla gara, sulla bonifica, con la Regione Abruzzo e il Comune, e ora in maniera unilaterale praticamente rompe quell'accordo, appunto senza averne neanche le basi. Ripeto, arriviamo a situazioni imbarazzanti in cui noi abbiamo chiesto accesso agli atti al Ministero dell'Ambiente già a ottobre scorso, e a oggi il Ministero dell'Ambiente questi documenti dice di non averli addirittura. Ci ha dato un appuntamento, arriviamo a cose anche singolari, a febbraio ci ha dato un appuntamento dopo diffide, addirittura abbiamo vinto il ricorso all'anticorruzione, quindi l'anticorruzione ha imposto al Ministero di darci le carte. A quel punto ci ha dato un appuntamento il Ministero il 13 febbraio 2020, siamo andati e le carte non c'erano. È una cosa veramente ridicola da un certo punto di vista. Come si fa a fondare l'azione amministrativa, addirittura una revoca di una iniziativa così importante come una bonifica, senza addirittura avere le carte? È veramente qualcosa. E noi chiediamo al Ministro, abbiamo chiesto col dossier, di aprire anche una verifica interna sul comportamento dei propri dirigenti di Staso e Lopresti. Ultima domanda che faccio io da studio prima delle conclusioni affidate a Paolo. Domani ascolteremo il neopresidente della Commissione d'inchiesta regionale Blasioli. Immagino che ci sia una interlocuzione anche con voi di questa commissione d'inchiesta. Se sì, se questa interlocuzione esiste ed è in piedi, cosa chiederete alla commissione d'inchiesta? Noi siamo stati già ascoltati dalla commissione d'inchiesta quando c'era il presidente Legnini, e abbiamo dichiarato molte cose molto gravi nei confronti del Ministero dell'Ambiente già qualche mese fa, perché si prospettava appunto questa revoca. La dirigente del Ministero, due volte invitata da Legnini, non si è presentata, accampando scuse alla conferenza alla commissione. Noi riteniamo che il nuovo presidente possa convocare il Ministero dell'Ambiente e chiedere spiegazioni oggettive, portino i documenti. Noi li abbiamo fatto recuperando i documenti ufficiali presso vari enti, altri enti, visto che il Ministero dell'Ambiente sostiene di non averli, e devo dire che noi abbiamo inviato questo dossier anche a Blasioli e i membri della commissione. Tutti adesso hanno contezza delle assurdità propalate dal Ministero dell'Ambiente. L'Abruzzo non merita questo, l'Abruzzo merita bonifiche. Dopo 12 anni abbiamo bevuto l'acqua contaminata, noi grazie alle nostre denunce abbiamo fatto chiudere i pozzi contaminati, adesso c'è il risanamento, chi ha inquinato deve pagare e i progetti devono essere progetti rigorosi. La rimozione dei rifiuti è fondamentale, quello è l'obiettivo, lo Stato faccia partire i lavori e li accolli a Edison, questo deve fare il Ministero dell'Ambiente, non chiacchiere. Paolo. Sì, per chiudere una domanda con una risposta flash, chiedo ad Augusto De Santis se in questo momento le chiedessero quando partirà la bonifica. De Santis, cosa risponderebbe? Noi abbiamo un Ministero dell'Ambiente gravemente inadempiente rispetto alle proprie responsabilità. La legge fissa nel Ministero dell'Ambiente il responsabile di tutte le procedure per le bonifiche. Sono passati 12 anni, per cui io non mi sento di poter dare una risposta, perché in questi anni abbiamo combattuto, ci sono anche progetti approvati, ma il Ministero dell'Ambiente non li fa partire. Sia quello di cui abbiamo parlato oggi, sia altri progetti che sono stati approvati, come quello per la Tremonti, dove si va avanti e il Ministero dell'Ambiente latita. Noi ci spiace che il Ministro Costa abbia usato l'Abruzzo solo per una vetrina elettorale, venendo in Abruzzo a bussi dicendo che sarebbero partiti i lavori. Questi lavori non sono partiti e si deve assumere le sue responsabilità. E il Ministero dell'Ambiente, l'ente responsabile delle bonifiche, se non è capace di farlo, allora a questo punto subentri la Regione. Noi l'abbiamo detto già in pubblico, l'abbiamo detto in commissione proprio, nella commissione presieduta allora da Legnini, dicendo: se il Ministero dell'Ambiente manifesta questa indifferenza
trasparenza e questa superficialità nella gestione delle carte. Voglio ricordare che si deve anche riperimetrare il sito perché sono state trovate altre situazioni contaminate intorno a Bolognano, per esempio a Piano d'Orta, e il Ministero dell'Ambiente solo per fare una linea su una mappa ci sta mettendo più di 2 anni. Beh, questo è tutto inaccettabile ovviamente, sono procedure che non possono durare anni, se non decenni addirittura. Grazie ad Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'Acqua, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Pescara è tutto, da Piazza Unione è tutto, linea allo studio a te Alfredo. Grazie a Paolo Renzetti e ad Augusto De Santis. Proseguiamo con il nostro giornale, andiamo adesso a Castiglione Messer Raimondo. Un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato comunicato ieri dalla ASL di Teramo al sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole, che si somma agli 84 precedenti. Intanto un dato significativo arriva dai test sierologici, come spiega lo stesso primo cittadino che ascoltiamo nel servizio di Vestina News. Con un nuovo caso riscontrato nella giornata di ieri dalla ASL di Teramo, salgono a 85 i casi di positività al Covid-19 nel comune di Castiglione Messer Raimondo, a cui si aggiunge il pesante dato dei 15 decessi. Dunque, dopo un periodo di tregua, nel centro della Valfino torna l'incubo contagi. Sì, dopo alcune settimane, ieri abbiamo avuto un nuovo caso positivo, rassicuro la popolazione, in quanto questo caso è comunque isolato, non ha una nuova fonte, il paziente era monitorato già da alcune settimane, adesso abbiamo avuto l'esito positivo, però non siamo preoccupati. Certo è che dobbiamo continuare a stare attenti e a rispettare tutti quanti le regole in modo ferreo. Esclusa dall'indagine sierologica della Croce Rossa Italiana, molti cittadini in questi giorni hanno provveduto a sottoporsi al test a proprie spese. Dai risultati è emerso come quasi 200 abitanti di Castiglione abbiano avuto riscontri positivi dai test, accertando la presenza nel sangue di anticorpi del nuovo SARS-CoV-2. Molti cittadini, per vedere se hanno avuto contatto col Covid, hanno scelto appunto di fare questi test sierologici a livello privato e molti hanno sviluppato gli anticorpi. Adesso sono comunque sani, però hanno sviluppato anticorpi, ciò significa che hanno avuto il Covid. Sì, ci dispiace, ma su questo non mi sento di fare polemica, perché evidentemente hanno scelto un criterio, penso matematico, per avere un campione veritiero della nazione italiana, e quindi evidentemente nessun comune della Valfino poteva rientrare in questo campione. Per questo in quei giorni abbiamo chiesto ad alta voce i tamponi per tutti, per avere questa fotografia subito in quel momento. Adesso l'abbiamo postdatata, sì è utile, però forse sarebbe stata utile in quei giorni avere i tamponi a tappeto. L'impatto del nuovo coronavirus su questo paese di circa 2.000 persone è stato devastante sia a livello sanitario ma anche a livello economico, ed è scritta dallo stesso sindaco a fine maggio anche al ministro dell'interno Luciano Lamorgese. Oltre a spiegare le problematiche del mio comune, che è quello più colpito per rapporto tra abitanti e positivi in Abruzzo, ho anche spiegato quali sono le problematiche che hanno vissuto tutte le zone rosse abruzzesi, sia quella Vestina che quella della Valfino in generale, anche la stessa frazione di Caldari. Il ministro ha espresso la volontà sia sua che del governo di andare a rivedere in sede di conversione appunto gli aiuti per tutte le zone rosse a livello nazionale. Ci sarà l'impegno del governo appunto ad andare a coprire e a indennizzare queste zone rosse, perché non possiamo avere zone rosse di serie A e di serie B, perché comunque il Covid si è comportato, ahimè, uguale in tutta Italia. Adesso ci occupiamo di lavoro. Sit-in questa mattina a Pescara e Teramo dei lavoratori e delle lavoratrici delle mense scolastiche, che hanno manifestato per chiedere certezze sul futuro a causa dell'emergenza Covid. Molte persone infatti non percepiranno alcuna retribuzione fino ad ottobre. Nel frattempo la cassa integrazione tarda ad arrivare. Vediamo i servizi di Paolo Renzetti e Tania Bonici Castelli. Quali sono i motivi di questa manifestazione, di questo sit-in oggi a Pescara? I motivi sono tanti. Intanto queste lavoratrici dal 6 marzo sono sospese senza lavorare e solo oggi tutte hanno ricevuto il FIS, che è il sostegno al reddito previsto per questo settore, l'hanno ricevuto questa mattina. Parliamo di cifre riferite a marzo ed aprile che si aggirano tra i 300 e
i 600 euro. Noi intanto chiediamo la riapertura delle scuole con le mense, perché non è accettabile pensare che la scuola riparta senza pezzi di scuola importante, non solo per i bambini, perché l'esperienza della mensa collettiva è un valore, ma soprattutto perché qui ci sono tantissimi lavoratori. Solo tra Pescara e Montesilvano, cioè tra i comuni più grandi, abbiamo 220 addetti. Sono anche altre motivazioni, diceva? Sì, ci sono altre motivazioni. Noi abbiamo un problema con questo settore, che è un problema storico, nel senso che l'estate loro venivano sospese durante la sospensione scolastica. Il settore ovviamente è in grosse difficoltà e quindi loro non hanno nessuna possibilità di essere ricollocati e quindi di guadagnare qualcosa durante l'estate, per cui il rischio povertà dal nostro punto di vista è altissimo. Vogliamo un sostegno al reddito ad hoc per questo settore, rimasto escluso dal decreto rilancio anche. Il 7 di giugno loro andranno, finiranno, le scuole chiuderanno, anche fisicamente, rimarranno a casa, non avranno possibilità di andare, di fare un secondo lavoro, perché purtroppo sappiamo il problema del turismo com'è in Abruzzo specialmente, ma in Italia, e nessuno, quando dico nessuno, si prende impegni per far sì che ci sia un ammortizzatore, ci sia qualcosa per queste lavoratrici. Teniamo conto che sono lavoratori che, ripeto, che prendono anche 200 euro al mese, 300, rendiamoci conto come fanno a vivere. E non hanno, il problema è che non hanno e non avranno, così, se nessuno fa qualcosa, nessuna prospettiva, e saranno i nuovi poveri. Un'avvertenza che ci impegna ormai da mesi. Parliamo purtroppo dei lavoratori che sono generalmente tutti part time a 12-20 ore max settimanale, quindi parliamo di uno stipendio medio di 500 euro, che si sono ritrovati nel mese di marzo a non percepire più uno stipendio a causa della pandemia, per cui abbiamo avuto poi difficoltà anche per la cassa integrazione, perché loro poi hanno attivato la cassa integrazione, che addirittura ad oggi pare che sia la prima rata che hanno percepito i lavoratori. Cassa integrazioni che tardano ad arrivare, retribuzioni di contratti part time ancora più basse, niente stipendio fino ad ottobre e futuro incerto per le riaperture delle scuole, che potrebbero prevedere la chiusura delle mense. È quello che sta accadendo in provincia di Teramo alle lavoratrici e ai lavoratori della ristorazione scolastica, che sono scesi in piazza per protestare. La situazione è drammatica perché alcuni loro non hanno percepito la cassa integrazione, altre l'hanno percepita, e sappiamo benissimo che la cassa integrazione, c'è una decurtazione importante del salario, un salario che comunque di base era già basso, perché partiva da contratti che vanno dalle 10 alle 30 ore settimanali, quindi hanno una media di 20 ore settimanali, un part time al 50%, sappiamo benissimo appunto che con questi salari bassi si fa fatica ad arrivare a fine mese in una situazione di normalità, figuriamoci sotto cassa integrazione, se non si percepisce cassa integrazione, se non si ha reddito durante i mesi estivi e soprattutto col punto interrogativo di ottobre. Nessuno sa cosa succederà a ottobre, perché stanno valutando qual è la condizione migliore dal punto di vista epidemiologico e sanitario per far ripartire la scuola. Quello però che non è accettabile è una questione, che quale sarà la retribuzione delle lavoratrici, a prescindere dalla forza lavoro, perché se è vero come è vero che non devono essere lasciati dietro nessuno, chi aveva un contratto a tempo indeterminato al 5 di marzo del 2020, a ottobre non può perdere un lavoro, soprattutto le lavoratrici che lavoravano presso le scuole, ossia presso enti pubblici pagati dai cittadini. In particolare per le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche, il Covid-19 ha significato interrompere completamente l'attività lavorativa, creando tantissime difficoltà nella gestione dell'economia familiare. Durante la protesta sotto la prefettura di Teramo, gli addetti alle mense hanno chiesto agli amministratori comunali di poter continuare a lavorare anche in altri ambiti, una questione di sopravvivenza. Abbiamo sì un po' di fantasia, nel senso che magari potremmo essere impiegate in altre mansioni nel frattempo che ci sia più chiarezza sulle direttive generali. La cassa integrazione che non è arrivata subito, che non è arrivata completa e che sostanzialmente a giugno ci abbandona, perché noi abbiamo la retribuzione soltanto fino al 30 giugno. Poi da contratto riprenderemo il primo stipendio a novembre. Nei mesi estivi non abbiamo nessun sostentamento, rimaniamo assunte per 25 ore settimanali, perché comunque c'è la sospensione di servizio ma non il licenziamento, per carità, grazie a Dio. Però se vai a fare un altro lavoro e hai due tutte, poi alla fine ti giochi un po' tutto.
È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, online su YouTube e sul sito tv6.it ci sono i nostri servizi. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.